Ragazze e ragazze, bentornate sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere e se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto il mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale e che vi aspetto anche su Instagram. Come al solito sotto l'info box trovate il link diretto per Instagram e trovate anche il link di sovraimpressione. Ho anche un profilo per le piante, quindi per chi ha la mia stessa passione vi aspetto anche lì, trovate il link di sovraimpressione. Ho anche un nuovo profilo TikTok, vi lascio sempre il link sotto in descrizione, dove ho fatto anche un piccolo video del prodotto che andiamo a testare oggi qui insieme sul canale. E quindi se vi va, se avete anche voi TikTok, vi aspetto anche lì, c'è sempre da ridere. Allora, video su una tinta. Oggi faremo la tinta in casa, io già l'ho fatta ovviamente, e non sono una parrucchiera, premetto questo. L'ho fatta semplicemente perché sto combattendo con il biondo da settembre, che avevo deciso di schiarire di nuovo i capelli, mi hanno distrutto i capelli, e tra parrucchieri sbagliati, tagli sbagliati, sto ancora combattendo, il taglio ancora non è perfetto, ma piano piano lo devo migliorare, altrimenti dovrei farli corti così per sistemare il taglio che mi ha fatto una criminale che lavora a casa e che dice di essere parrucchiera. Io queste cose non le capirò mai, perché a me ci sono alcune clienti delle unghie che mi hanno detto: Mia, perché non mi fai i capelli? Perché dicono che sono brava, tra virgolette brava, e c'ho la passione, però non sono brava, non sono una parrucchiera. E io ho sempre detto: non mi prendo questa responsabilità. Un conto è farli su me stessa, su mia madre, su mia sorella, ma su altre persone non mi prendo questa responsabilità. Quindi non capisco come persone invece dicano di fare questo mestiere e poi sono veramente dei cani. Comunque, avevo comprato tempo fa questa tinta qui e poi non l'ho più fatta, appunto perché sto andando in questo periodo dai parrucchieri per sistemare il colore e tutto quanto, anche se qua a Roma costa, io ogni mese spendo minimo 80 euro dei parrucchieri e mi sono un po' rotta le palle, anche perché poi sinceramente non sono mai soddisfatta, a parte la mia parrucchiera a cui mando un bacione, Alessia, che sta a Passo Scuro, e dove sono andata l'ultima volta prima di Natale, e lei mi sta piano piano risolvendo la situazione sia per quanto riguarda il colore che il taglio. Però dico, qui a Roma è veramente una cosa invivibile. Comunque, avevo questa tinta che avevo comprato tempo fa, siccome domani è Capodanno, è il 31 e oggi è 30 appunto, e quindi avevo ancora un po' troppo di arancione, qui sotto erano ancora un po' troppo scure, e volevo dare un tono un po' più freddo, che poi è quello che preferisco, ai miei capelli, e quindi ho deciso di fare questo, una sorta di bagno di colore, non so se si può chiamare così, perché poi non essendo del mestiere non me ne intendo. Quindi io sono andata a applicare soprattutto sulle lunghezze e dove avevo questo arancio, e poi vabbè, l'ho allungato anche un po' sulla ricrescita perché avevo un po' di ricrescita, proprio a modo shampoo proprio l'ho applicato, e comunque direi che il risultato mi piace un casino. Questa qua appunto è di quelle di testa nera e è la Natural and Easy, è una colorazione appunto permanente con l'87% di ingredienti di origine naturale. Al suo interno dovrebbe avere olio d'oliva e acqua di lavanda francese. Comunque poi vi faccio vedere anche l'applicazione. All'interno c'erano la crema colorante, l'ossigeno, un balsamo che devo dire dentro ce n'era anche abbastanza e mi è piaciuto tanto, anche se ho usato anche una super maschera novità che ho comprato su Amazon, ma poi semmai di quella ve ne parlo in un altro video. E devo dire che comunque il suo lavoro l'ha fatto, i capelli sono abbastanza morbidi, io ovviamente le punte sono rovinate, ma quelle piano piano sistemando il taglio le andrò a togliere, però mi è piaciuto tantissimo l'effetto, ha dato un bel tono freddo ai miei capelli. Questo, non so se l'ho detto, era il 522 biondo chiaro argento, che è appunto il colore dove piano piano voglio arrivare. E ha dato una bella, cioè avevo davvero tantissimo arancione, come vedrete all'inizio del video dell'applicazione, e qua c'è anche una tabella che ti fa capire quanto va a schiarire sui capelli. Devo dire che ha una bella azione schiarente, perché qua sotto erano davvero tanto scuri e molto molto arancioni, quindi questi, se magari il mese prossimo lo usavo, sicuramente arrivavo a questo colore. Mo io il mese prossimo penso di riandare da Alessia, quindi poi mi risistemate. Comunque adesso vi lascio al piccolo video dell'applicazione, ovviamente non fate caso
Che sto senza trucco, ero appena svegliata. Io piglierò uno Spocchi e tra l'altro prima di applicarla comunque ho messo l'olio di cocco sulle lunghezze e niente, però vabbè, io ho pensato che potrebbe essere utile per chi fa i colori a casa o per chi come me ogni tanto, ecco, appunto, prima di Capodanno vuole dare una bella rinfrescata, togliere quell'arancio che ogni tanto si forma sui capelli biondi. È una buona idea perché costa poco ed è davvero molto molto valida. E neanche io ora vi lascio al tutorial, spero che il video vi piaccia e ci vediamo poi alla fine per le altre considerazioni finali e immagini del colore. Ovviamente non posso farle alla luce perché adesso è sera, io l'ho fatta tardi, sta tinta, adesso sono le 5 e luce naturale è troppo buio, si vede. Però ci vediamo anche alla fine per le considerazioni finali e tutto il resto. Rimanete sintonizzati fino alla fine, mi raccomando. Allora, ho dovuto fare una porta videocamera di fortuna con tutti i prodotti. Speriamo che non crolla la videocamera. Comunque, oggi andiamo a provare insieme questo prodotto di testa nera della linea Natural and Easy. Questo è il 522 biondo chiaro argento. Questa dice appunto è una colorazione permanente nutriente con l'87% di ingredienti di origine naturale, al suo interno anche olio d'oliva del Mediterraneo e acqua di lavanda francese. E lo faccio per cercare di rendere un tono un po' più freddo il mio colore, alcuni punti ancora un po' più scuro, questo forse dovrebbe farcela. Qua c'è la cartella con le varie schiariture che può avere sui diversi toni. Al suo interno troviamo l'ossigeno, la crema colorante da 60 ml, penso per la mia lunghezza dovrebbe andare bene, c'è un balsamo da applicare dopo e poi ci sono, vabbè, le istruzioni con i guanti, ma io userò gli altri guanti perché mi trovo meglio, questi di solito sono troppo grandi per me. E potete anche decidere di farlo, di versare tutto in una ciotolina e farlo appunto con la ciotolina e il pennello come preferite, io non lo so. Ho anche la ciotolina nuova, questo per mescolare, che avevo preso su Shein, e il nuovissimo pennello. Vediamo un attimo, però mi sa che per comodità lo tengo là dentro, vediamo un attimo. O no, boh. Sono decisa, vabbè, nel corso del video valuteremo e vedremo. Come prima cosa vado a mettere l'olio di cocco che ho qui, che è solidificato, lo metto un po' a bagnomaria con l'acqua calda, si scioglie, me lo vado a stendere su tutte le lunghezze per proteggere i capelli e poi passiamo alla tinta, insomma. Allora, l'olio di cocco li nutre perché poi il capello biondo è assetato proprio di nutrimento e in più li protegge dalla colorazione. Io nel prodotto spray ho messo dentro questo, che è olio di cocco vergine e appunto per capelli, è della Erbo Veneta. E quindi adesso che l'ho steso vado a preparare la tinta così la applichiamo. Non ho detto è che dicono che ha una copertura fino al 100% dei capelli bianchi. Quindi risultato colore naturale e riflessi luminosi. E io ho un po' di ricrescita, ma poca, quindi penso comunque di passarlo prima sulle lunghezze perché mi interessa molto di più andare a schiarire queste zone qui e poi lo allungherò all'ultimo sulla ricrescita, che tanto lì solitamente poi schiarisce molto di più perché c'è il calore della testa e c'è il colore naturale, quindi è più semplice lì andarlo a schiarire. Quindi farò in questo modo. Comunque adesso ho aggiunto la crema colorante nell'ossigeno, bisogna mescolare bene, dopodiché andiamo ad applicarla. Mi aiuterò con le mani, tanto qui che è successo? Come si funziona? Va tagliato il beccuccio, pensavo si svitasse. Thank you.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So... Ok, io penso di essere riuscita a metterlo bene, bene, bene dappertutto. Ce n'è ancora un pochino. Per i miei capelli corti è abbondante, magari qua faccio un po' più di massaggino. Ecco, magari per chi ha i capelli lunghi, se deve toccare solo la ricrescita va bene, altrimenti gliene serviranno un paio. Un pochino brucia, c'è da dirlo, però vabbè, i biondi si sa. E quindi ci vediamo tra 45 minuti, anzi facciamo pure una mezz'oretta, vediamo tra una mezz'oretta come, perché il tempo che comunque l'applicavo si è perso un po'. Lo sciacquo tutto qua che c'è il caos. A dopo. Questo è il risultato dopo mezz'ora. Ha schiarito bene, mi sembra. Comunque aspetto qualche altro minuto, poi li lavo, farò uno shampoo antigiallo. E niente, quindi ci vediamo dopo l'asciugatura. E ecco qua l'effetto finale, anche la ricrescita, come potete vedere, ha coperto bene sia i capelli bianchi e sia il mio colore, che comunque non è così biondo, magari ero così bionda. E mi piace molto l'applicazione, pizzica un pochettino, ma come tutti i biondi pizzicano. E è riuscita a schiarire abbastanza bene anche sotto, i capelli comunque sono morbidi, a parte dove erano già rovinati, là non è che può fare miracoli, ma piano piano lì spuntandoli, sistemando il taglio, andrò a togliere il più possibile, perché il mio obiettivo per l'anno nuovo è capelli biondi e super sani. Rimanete sintonizzati sul canale e vedrete che piano piano ce la farò. Comunque è un'ottima tinta, colora bene e si applica facilmente, avete visto l'ho applicata con le mani, quindi tutto sommato è alla portata di tutti, anche a chi non è pratico, e copre bene anche i capelli bianchi, ha una buona azione schiarente, non rovina i capelli, anche la cute non era arrossata subito dopo, quindi mi è piaciuta questa promossa sicuramente, e nell'arco dell'anno se la ritrovo la prendo di nuovo, perché mi è davvero molto molto piaciuta. Costa poco, perché io l'avevo pagata intorno ai 3 euro e qualcosa, ma li vale davvero tutti, perché mi piace tantissimo l'azione che ho avuto sui miei capelli. E niente, questa era quanto, questa era la tinta, l'applicazione della tinta appunto insieme a voi. Io ora vi saluto, oggi è 30, domani sarà la vigilia di Capodanno, quindi io vi auguro un meraviglioso anno nuovo, che possa avverarsi ogni vostro sogno, possiate passare una bellissima serata in compagnia delle persone che amate, non fate botti, mi raccomando, almeno cose carine, simpatiche, va bene, ma botti no, perché fanno... E sono pericolosi per i cuccioli, per gli animali, per gli uccellini, quindi no ai botti. Io vi mando un bacione grande, vi faccio tanti auguri, se vi va ci vediamo il nuovo anno qui sul canale. Auguri a tutti, ciao.